E tutti ben ritrovati sul canale. Oggi, ragazzi, siamo qui con un'altra opening d'anteprima, anteprima: a questo giro con Terminal WO. Sì, lo so, da noi questo prodotto non uscirà. Però, nel senso, è la versione OCG del nostro Battle of Legend. Quindi molte carte che troveremo qua dentro saranno all'interno di quel prodotto. E passatemi un po' la possibilità di fare questo clickbait. Detto questo, ovviamente, ragazzi, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Fantasy Store, il miglior negozio per l'acquisto di giochi di carte, giochi da tavolo, fanco hanno di tutto. Quindi, se volete un piccolo sconto e ovviamente supportarmi, vi ricordo di utilizzare il mio referral link e il codice sconto. Mentre se siete interessati a box coreani, giapponesi e quant'altro, sempre dell'Oriente vi ricordo che avete il mio link per Jackstor. Stessa cosa in referral. Quindi, se volete supportarmi, potete acquistare anche da di... più, Se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto, Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, andiamo a spacchettare. Perens, partiamo subito vedendo quali sono le carte migliori da poter trovare. Allora, il braccio che ti fa una sega. Ovviamente. E il braccio sinistro. È un po' scomodo. Eh. Ammetto che è un po' scomodo. Veronica, la mano supersonica. Vabbè, non posso metterci bocca. Però va bene. Abbiamo il braccio sinistro in versione ovviamente vecchio font, vecchio layout giapponese. Poi... Tra le carte più interessanti abbiamo le quarter, soprattutto lei, che attualmente... Ha queste carte di quarter che fanno schifo al cazzo, ma va bene. Ma no! No, guarda, quanta fregna questa! Sì, lei è fregna, lei è fregna, ma la quarter century fa schifo. Vabbè, abbiamo varie quarter century e ovviamente delle alternative art. Una per mazzo che possiamo trovare qua dentro, perché ovviamente questo set avrà i supporti Spirit Beast, Barriera di Ghiaccio, Infernoid e Genex. Quindi, ovviamente hanno fatto il medaglione della Barriera di Ghiaccio, che è Incredibile, molto più bello di quello vecchio Poi abbiamo Ulti Canna Che, vabbè, c'ha di incredibile E anche questo molto figo Poi abbiamo Void Imagination Che attualmente costa una fracca e mezzo da noi Tipo 8 10 euro. E l'Alternative Art non è male e poi Birdman, che secondo me è, supremo. Cioè, è il peggiore degli artwork che ha. È ne supremo. ha due. No, ne ha due e questo è quello brutto, nel senso... Questo è quello bello. Quello sembra il fascio di luce che si vede sulla terreno, vale della nebbia. È proprio quello. Però fa cioè, è, tro è troppo tamarro. Troppo LGBTQ ⁇ Non credo. Detto questo, andiamo adesso ad aprire il prodotto, sperando di trovare il braccio, perché io ho già una gamba, vorrei... Completare il set E vorresti farti una bella seguina Su questo Sì perché sono stato male due giorni Però eh, È un altro discorso Detto questo Andiamo Vediamo quanti pack abbiamo A questo giro Ma credo sempre 15 Perché tanto i box Così Non danno mai tante gioie Come i nostri 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 pack E vediamo se Oltre a distruggere l'ambiente con la plastica riusciremo a trovare anche qualcosa di interessante andiamo a vedere dai su so, almeno così possiamo farci anche delle idee su cosa potremmo trovare effettivamente da noi in battle of legend sì, anche esatto. a livello di stampe allora questa è una uh, palesissima ah pensavo che è ubriaco per un secondo fa un botto strano poi il tipo è bello no è, è comune quindi è, è strana è come se andasse alla velocità della luce e quindi si vedesse doppio ok si sì, carta ice barrier oh Ragazzi, tutte queste carte saranno in 15 realità differenti, quindi il set non è grosso, ma troveremo sempre le stesse. Allora, abbiamo carta infernoide e magia barriera di ghiaccio. E niente, primo pack, zero gioie. È come la mia vita, cioè, nel senso. Lavoro tutto l'anno, mi ammalo durante le vacanze di Pasqua. Uguale. Andiamo avanti. Allora, abbiamo la mano più potente del West. Poi eh, nuovo link Genex carta infernoid. Deviati, deviati. Questa che non c'entra assolutamente niente con l'archetipo, niente. Si chiama Prigione del Drago di Ghiaccio, mi sembra. E solo perché c'è un trisciula. barile di ghiaccio, ovviamente, eh? Entrata all'interno del set. Uh, bello. Bayonak. Quello è bello davvero. Sì, top. Ci sta, ci sta. Niente male. Questa fogliatura. Ultra con gli sbreghi sopra, non è male. Fermi ragazzi, controllate un attimo qua sotto, mi sa che non avete lasciato il like e il commento, dai. Gli do 3 secondi per farlo. Ok. Grazie mille. Continuiamo col video. Andiamo avanti. Ho oh, oh penso altra carta barriera di ghiaccio, poi un Genex, altro tipo Ultigalia pe... no. Vabbè, no, Apelio. un Genex e poi dai su. Oh Oh, uno spermino blu Di barriera di ghiaccio Sì Questo è... Succede quando provano A ingravidare Trishula E escono ste cose Fermato Zodio della barriera di ghiaccio è fantastico mm. Eh dai Non vuoi che ci esca il braccio Da quella roba Sarebbe bello Allora un dai Un Un'altra pelio. pelio Un altro, uh, Qualcosa che brucia Qualcosa oh, Un dei samurai Un samurai oh, Siamo mi piace <ride> Sta rarità Cazzo L'ondina yeah. così è figa Sì se, se Le carte non... giapponesi sono fighe Da noi fanno la rarità di merda Perché siamo degli stronzi Tu immagina Se ci fanno Ondina Secret e controllore secret. E lo fanno esclusivo per l'America come uno Speed Duel. Peso, eh. C è rimasto un po' qua, ragazzi. eh Col prodotto. Ma vabbè, dettagli. Più che altro, le rarità dei Battle of Legend eh, sono ultra e secret. Se non ricordo male. Quindi ce la faranno ultra. Però American, secondo me, queste rendono. eh l Ho visto brillare in fondo. Però brillano tutte Oh mio quindi, dio, Bugnir. Tengo... Oh mio dio. Carta Infernobel? No, non... Inferno. Oh, ma questa è una costa 20 Action, euro. Sì, quello che tra un po'. Oddio. Distruggerò, cioè, prendo la mia da STBL, tipo, la prendo e la distruggo. Me la picco nel culo, eh. No, 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 è quello che devi, fa devi fare e basta. E un altro GenX, bello. E Ultimate. <ride> Ultimate. No, questa è una rarità vera. Ultimate giapponese non è una rarità, non esiste. Non, non è una cosa che dovrà mai più comparire a, in mezzo a un set TGC, assolutamente, benché meno in un set OCG. Anche se, comunque... Abbiamo visto che il lede, questa rarità, è uscita e non è stato bellissimo. Allora, altra volta lo spermino, un altro Brionac. Guarda, carte che si ripetono perché ovviamente devi fare questa comune e la stessa cosa foil. Ok, mostri un infernoide. Per no. Andiamo avanti. Allora, abbiamo... Oh, la landa della barriera di ghiaccio. Che il mazzo poi non è neanche malvagio, eh? Allora, poi genex, altro genex. Not ok, altro... diuloren. Guarda, io ho visto i supporti nuovi. Sono veramente figli, sono veramente... Cioè, il del barile di ghiaccio. Le carte non mi dispiacciono, ma c'hanno delle art senza senso. Infatti, ragazzi, non parleremo... Oh. Oggi... Fammi finire. Non parleremo oggi dei vari effetti delle carte, ma lo faremo quando spoilereranno tutto Battle of Legend. E ovviamente parleremo sul comprarlo o meno. Quindi analizzeremo anche le carte. Comunque vi dico che il mazzo barriere di ghiaccio non sarà meta, ma è veramente figo. Allora abbiamo Infernoid Quello abbiamo... forte è quello che fa. Cosa fa? Le carte. Non, non Levitano è da forte. sole. Levitano da sole. Guarda, tu lo metti in campo, vedi il playmat dell'avversario che si alza e si leva. Come minimo, dopo sta cazzata, deve uscire il braccio. Guarda, uno. La bambina. No, io ci avevo sperato. Perché Ultra? Perché è un GeneXus nuovo No, oh, che palle la, do, Ve l'ho detto, la, la vita è ingiusta con me Ma Andiamo... fare giustizia ma non meriti un cazzo Allora, poi abbiamo Regna Abbiamo una topa Abbiamo il controllore Questa che è uscita anche Secret anche da noi Ah, ma pot, pot, dammi darmi supporti nuovi Barriere di ghiaccio No, vabbè, quello sicuramente è forte in Edison Ah, oh, no Ah, no, non puoi giocarlo Mi dispiace, non esiste solo Edison, eh Questi mazzi ma torneranno ad essere forti quando Edison morirà, ah, spero presto allora. No, per, no sembrava corte, invece assolutamente non lo Allo, Uh, Guarda che bello. Furri della barriera di ghiaccio. Sì, no. È, tut... Allora, questo è il tipo di artwork che le tipe si innamorano. Guarda, io essere, vorrei essere così. Ui, guarda che bello. Bello, sì. No, sì. Oh, questo. Eh beh, eh beh. Hai eh ancora la possibilità di trovarlo. Cioè parliamone questo è 10x sopra C'è ancora su. la possibilità di trovarlo ma tranquillo. sì, posso trovarlo perché eh, a parte che credo ci sia una quarter in bocca credo spero dai su non darmi... è scammato in teoria eh? non è scammato in no, teoria no c'è la carta konami non lo so se questo c'è cioè, una quarter garantita palle o altro io la roba infernoide non me ne frega niente io voglio la roba barriera di ghiaccio dai su oh guarda che bello sto genex poi abbiamo una tipa. Guarda, ecco, ecco come nascono i controllori. L abbiamo scoperto. Da una macchina. Via, guarda, c'è quello dietro che sta mettendo incinta la macchina. E poi, ecco, nascono tutti i controllori. Ok, il samurai è... Oh. Per colpa tua? Io sto, perderò dei soldi. Muori. Mm -hmm. Abbiamo, a... abbiamo e non è anche... da... No, sto andando proprio di merda. Sì. Secondo me è un, box, è un box scammatissimo. Un box scammato con la carta con ami fuori, ovviamente. Esatto. Dai, su. Guarda che bello. Che bellissimo. Che peccato sia comune. Vabbè. Guarda. Sì guarda... Boh. Eccola la Quarter Century. Non è la Quarter Century. È il coso ultra di qualcosa. Degli Infernoid. Ma degli Infernoid cosa? Che questa è, il, è la prima carta che abbiamo trovato. È la versione Link, è Spirit Beast. Ah, ok. E non si vede un cazzo. Guarda quanto è bella! Ah, ok. È molto no. bella. Ragazzi, nuovi, nuovi supporti di questi quattro mazzi sono 10x sopra. Tranne i Genex che fanno schifo. La roba spirit beast e bestia e. Bestia araldica e molto Sì, figo. bestia araldica. La roba spirit beast È <ride> <e> la roba. Barriera <ride> di ghiaccio, infernoid. No, ho, eh. ho spirit trovato. Beast. Allora, la roba spirit beast e barriera di ghiaccio è 10x sopra Nel pratico, io ho comprato questo box solo per quello. Comunque, la loro due termina è che cresce. Ora bisogna bruciare tutto quello che sapevamo e andare avanti. Devi creare la storia. Ultimo pacchetto per trovare il braccio sinistro. Del proibito. Ora oh, la corte Ti immagini insieme. Abbiamo lui. È stato ristampato da Brawl. Abbiamo lei. Anche in versione comune, vedi? Che non fa lo stesso effetto. Poi abbiamo no, lui. Abbiamo lei. Dai su. Ma vaffanculo. Che coglioni. Questa è l'unica secret che abbiamo trovato. Ed è una merda. Cioè, sì, anche quella di merda. Dai. Ma ragazzi! Ma magari è un Inferno di Forte, che ne so io. Ma non me ne frega niente. Non le posso giocare a ste robe. Almeno una bella carta. Ah no, aspetta. No, no, guarda! Questa è secret. Io lo so. Questa no. è sono proprio deluso. Sono veramente deluso da questo box. Ne comprerò un altro? Forse. D dipende se questo video arriva a 100 like. Se arriva, ragazzi, a 100 like, ne compro un altro. 3, 3, per trovare il braccio. Eh, bisogna. Bisogna chiedere il supporto, ragazzi. Bel supportino, come vi ho già detto prima, like, commento e condivisione almeno così facciamo arrivare questi video a tutti. E va bene, ragazzi. Il video finisce qua. Spero, come sempre, vi sia piaciuto. E fatemi sapere, qua sotto, con un commento ovviamente, se monterete uno dei quattro mazzi. Penso che io monterò marine di ghiaccio. Molto probabilmente, dipende. Ovviamente dei prezzi Però è quello che effettivamente mi casa di... Ve lo dico Io all'epoca quando uscì Arsenal Nascosto 1 Lo avevo E vorrei rimontarlo adesso Che i supporti sono decenti Visto che Lo structure deck faceva schifo all'epoca E non bastava Ma vabbè Dettaglio Non metto bocca su queste cose Però mancava qualcosina Detto questo ovviamente ragazzi Grazie mille per aver seguito il video E noi ci rivediamo domani Sempre qua Con un nuovo video Ciao a tutti